Un salutone a tutti amici e telespettatori di Telebabu Web TV e di Telefed. Sono il conduttore Stefano di Telebabu e un buon pomeriggio a tutti prima di tutto. E dopo questo video potrete vedere il video della terza tappa, cioè la tappa di ieri del Giro d'Italia, con partenza da Rapallo e arrivo a Sestri Levante, vinta, come ben saprete, dalla maglia rosa Michael Matthews. E quindi per voi dopo questo video l'arrivo della terza tappa del Giro d'Italia 2015. Quindi non mi resta altro che lasciarvi al video, un salutone e al prossimo video. Seguiteci sempre e mettete mi piace sulle nostre pagine Facebook, Telebabu, Web TV e Telefed. Un salutone e al prossimo video. Ciao, vi lascio al video e buon Giro d'Italia di nuovo a tutti. Ciao, un abbraccio. E ai prossimi video, seguiteci sempre, anche tutti voi appassionati di ciclismo. Ciao, un abbraccio. Questa, amici di Telebabu Web TV e di Telefed, è la tappa di oggi del Giro d'Italia 2015, la terza tappa da Rapallo a Sestri Levante. Salita o discesa molto tecnica, di conseguenza i corridori dovranno fare attenzione a questo aspetto. Da un continuo salto di scendi abbiamo visto l'artista Saxo guidare il gruppo di comunità italiana e allora con la nostra sintesi filmata, vedete con la sfida grafica, andiamo, ci avviciniamo verso Barba Gelata, ma prima di Barba Gelata c'è anche la salita col video di Rondarina, si arriva oltre 1000 metri per poi scendere a Monte Bruno e risalire fino ai 1515 metri di Barba Gelata. Discese particolarmente difficili per la regione. Sì, particolarmente difficili perché sono tornanti, è un susseguirsi di tornanti, veramente i corridori devono fare attenzione, usare bene il cambio, proprio per rilanciare anche all'uscita della curva la pista in maniera perfetta. È molto meglio correre davanti che rimanere nella parte finale. Ed è la scelta che ha fatto con correttezza Alberto Contador, la sua squadra tutta davanti, e tra l'altro un'altra particolarità di questa tappa, non hanno mai concesso più di un minuto di vantaggio all'arrivo del tutto. Sì, quello che proprio dicevo prima, in un percorso del genere nelle discese non si recupera molto, anche il tutto, di conseguenza devono veramente molto. E qui iniziano a cedere i primi componenti della curva, abbiamo visto il Signori insieme a lui poi recuperati, qua siamo gruppo è comunque vicinissimo, il vantaggio di Kojetkov nei confronti dei suoi compagni con il CPM di circa 20 secondi, ecco che passano gli ultimi e subito arriva il gruppo della maglia rosa con un distacco di 40 secondi. Devono fare molta attenzione perché la discesa di Barba Gelata è molto complicata, molto tecnica, ci sono tantissime curve, però
un asfalto per il mondo, non è neanche molto liscio, è abbastanza ruvido, comunque anche un buon grip. Ecco che passa il gruppo che ha perso parecchi elementi comunque in questo sali e scendi di questa tappa. E quasi tutti i velocisti non sono presenti nel gruppo maglia rosa. La maglia rosa, che è riduttivo definire velocista, però è lì. Bravissimo Pacico, come sta pedalando queste curve, guardiamo come cerca la traiettoria giusta. Per lui attenzione, caduta di Domenico Pozzolivo. Domenico Pozzolivo, Dupont subito a sincerarsi le condizioni del suo capitano, brutta caduta, lo vediamo lì, soccorso con generosità dagli spettatori, sarebbe bene invece lasciare in posizione il corridore nella sua posizione, non toccarlo, non spostarlo. La cosa più importante del ciclismo è cercare di avvisare le macchine che arrivano. No, Massimiliano, è la cosa più importante. Sì. Perché se uno è un medico non può prestare soccorsi, la cosa più importante che può fare è invece segnalare la presenza di una persona in mezzo alla strada. Vi aggiorneremo sulle condizioni di Domenico Pozzolivo. Qui finisce il Giro d'Italia del giovane scalatore romano, sfortunato ieri, sfortunatissimo oggi con questa caduta. La vediamo con le immagini della nostra sintesi di Domenico Pozzolivo, che è stato prontamente soccorso. Andiamo a vedere proprio per lei la scivolata di Domenico Pozzolivo. Proprio scivolato, proprio su una parte anteriore, in maniera molto brusca, probabilmente è arrivato un po' veloce, pinzando troppo forte e scivolando. Ripeto, sono discese molto tecniche, però l'asfalto è bellissimo, è chiaro che quando vai giù al limite può succedere. E qua cambiamo scenario, Kozel Club solitario, dietro il gruppo maglia rosa 40 secondi e il gruppetto che è... E qui, tra poco, amici di Telemammo e Telefed, vedremo l'arrivo di questa terza frazione del Giro d'Italia 2015, da Rapallo a Sestri Levante. Amici e appassionati di ciclismo di Telemammo Web TV. Clark che prende la ruota, due corridori dell'Orica che viene la maglia rosa in questa fuga, e anche questo è significato l'atteggiamento quindi dell'Orica Greenwich, no? Con Esteban Chavez e con Simon Clark presenti nel drappello della fuga fin dall'inizio. Bella mossa tattica, anche perché hanno lavorato pochissimo, di conseguenza ora hanno benzina da spendere e potrebbero essere proprio di appoggio alla maglia rosa. E allora qua proprio vediamo nel dettaglio la situazione con Kozeltop che viene raggiunto in questo momento dai tre che sono usciti dal gruppo, che sono Adam Hansen, li vedete anche in grafica, Pateschi, Mattia Pateschi, maglia arancione della CCC e Simon Clark dell'Orica Greenwich. Quindi il quartetto, però il gruppo dietro in forte rimonta e tra rispetto della presenza di Simon Clark ci sono maglie dell'Orica Greenwich. Sì, si usa molto ora nel ciclismo moderno, tutti i treni che vanno dalla parte alta, specialmente nei finali di tappa dove si rischia molto. Infatti, e qui amici di Telemammo Web TV e Telefed, il gran finale di tappa, la terza tappa di questo Giro d'Italia 2015, da Rapallo a Sestri Levante, come detto prima. Le battute finali di questa terza frazione. La Lavagna porta proprio a Sestri Levante, l'ultimo chilometro. Io penso che la Orica ci spera veramente, anche perché Matthews è l'unico velocista che è rimasto in campo. Vediamo che però sono rimasti un po' indietro, stanno cercando di risalire il gruppo e la strada sta accelerando in maniera proprio molto molto forte. Quasi si preparasse alla volata, proverà a fare la volata. E questa terza tappa, amici di Telemammo Web TV e Telefed, telecamere fisse, tanta tantissima gente a Sestri Levante, volata lunga 250 metri e ecco qua che parte Fabio Fellini, la vince Fabio Fellini ancora davanti, la vince adesso esce precisamente Michael Mentus, Michael Mentus, Fabio Fellini, l'australiano primo, la maglia rosa
Michael Matthews, e quindi la maglia rosa che vince terza tappa del Giro d'Italia. Vittoria della maglia rosa Michael Matthews. Eccola qua. Gilbert sul podio, lato di Tirano, Paulini, Cavazzi, Battaglini e Sanchez. Questa è la classifica generale. Sempre l'ultima rosa, Michael Matthews, ancora una vittoria Giro d'Italia.